Siete pronti per la luna del 17 ottobre in Ariete? Creerà una grande tensione nelle nostre vite perché sta lavorando proprio per creare un grandissimo cambiamento in noi, un grandissimo cambiamento nelle nostre vite. Noi siamo un po' ostici al cambiamento, ci fa un po' paura perché è più semplice rimanere in quello che noi conosciamo, in quello che siamo abituati a vivere, perché il cambiamento porta sempre un aspetto di inaspettato, un'energia nuova. Ma dobbiamo ricordare che questo 2024, questo anno 8, questo anno dedicato a Saturno, che è il signore del karma, ci mette di fronte a qualcosa di molto importante, che è tutto quello che limita la nostra crescita, tutto quello che limita la nostra realizzazione, che limita il nostro potenziale, che limita la nostra vita. E dov'è tutto questo? Nella nostra mente. Saturno opera proprio per creare, il suo simbolo è una croce con una falce, creare un allineamento nella vita materiale, nello spazio e nel tempo di quello che non funziona più e taglia. Taglia, distrugge, ma con lo scopo di aiutarci a costruire il vero, perché fa un check-up della realtà in cui viviamo, per portarci verso questa nuova energia, questo grande cambiamento che non è solo personale, ma è anche collettivo. E però cosa fa? Però distrugge, distrugge l'inutile, distrugge quello che non è vero, distrugge quello che è obsoleto, distrugge quello che è vecchio. E sicuramente stiamo vedendo tanti cambiamenti, soprattutto riguardo il nostro comportamento. Ed è questo quello che questa luna sta cercando di evidenziare, sta cercando di muovere. Tra l'altro, questa luna è la sorella della luna che abbiamo avuto l'8 di aprile, durante il periodo appunto delle eclissi, perché le lune di per sé sono molto attive da 4 giorni prima, 4-5 giorni prima, 4-5 giorni dopo. Ma il loro effetto si vede nei 6 mesi a venire. Quindi, quando abbiamo avuto 6 mesi fa la luna piena in bilancia e anche la luna nuova in Ariete, oggi stiamo avendo la conclusione di un passaggio che poi ci porterà nell'anno nuovo. Ed è a volte difficile, non è facile tutto questo movimento, tutta questa energia da gestire. E per chi non mi conoscesse, sono la dottoressa Cristiana Caria, sono una coach e una spiritual teacher, un professionista olistico ai sensi di legge e attraverso la scuola che ho fondato, che è l'International Shesho School, lavoro per insegnare le persone a deprogrammare la loro mente e a imparare attraverso delle sessioni individuali proprio a realizzare il proprio destino, perché noi non possiamo costruire il futuro se continuiamo a pensare nel modo passato. E la nostra mente è molto sottile questo, ma crede di pensare il nuovo, ma in realtà rimane sempre negli stessi circoli viziosi mentali. Tra l'altro, se vi interessa, nel mese di novembre insegnerò proprio il corso di SQ, che è il corso di intelligenza spirituale, che non c'entra niente con la spiritualità, ma con la ricerca del senso, dove impareremo a porci le domande, le giuste domande, per sincronizzare gli emisferi, quindi imparare a utilizzare l'emisfero destro e quello sinistro e fare questo grande salto di coscienza, quello che chiamano il quantum leap, perché senza accorgerci in quello che parliamo, in quello che diciamo a noi stessi, creiamo una memoria energetica e tendiamo a cadere nelle stesse energie. E ricordo anche a tutti che se avete piacere di fare una consulenza di astrologia o di numerologia esoterica con me, ma anche di coaching o di business numerology, numerologia business, per vedere come opera la vostra azienda e come scegliere meglio la vostra energia e fare le vostre scelte aziendali, potete proprio contattare la mia segreteria e comprendere meglio appunto che cosa sta accadendo nella nostra vita o cosa fare appunto per la vostra attività. Tra l'altro c'è anche il sito numerologiabusiness.it che potete proprio andare a vedere e comprendere che cosa una sessione di numerologia business può darvi. Ma torniamo a noi e alla luna. Allora, super luna, quindi super vuol dire che la luna sarà molto vicino alla Terra. La luna possiede un'orbita che è
ellittica e la Terra si trova in uno dei due fuochi. Quindi può accadere che in alcuni La Luna si punti si trovi trovi vicino vicino alla alla Terra, Terra, in in quel quel caso caso una una superluna, superluna, quando quando invece invece si si trova trova lontano lontano dalla dalla Terra, Terra, più più lontano lontano dalla dalla Terra, Terra, si si chiama chiama microluna. microluna. Quando Quando abbiamo abbiamo una una superluna, la superluna, la superluna è superluna è molto, 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 molto molto potente potente perché perché la la superluna superluna muove muove ancora ancora di di più più le le acque, acque, muove muove ancora ancora di di più più le le maree, maree, muove muove ancora ancora di di più più tutto tutto quello quello che che sta sta accadendo accadendo in in noi. noi. E E dobbiamo dobbiamo ricordare ricordare che che noi noi siamo siamo fatti fatti di di acqua. acqua. La La Luna Luna lavora lavora per per seminare, seminare, per per ricreare, ricreare, per per purificare purificare l'inutile. In l'inutile. In questo questo caso caso è è una una Luna Luna piena, piena, quindi quindi ci ci stanno stanno portando portando un un compimento compimento in in ariete ariete del del concetto concetto di di Io Io Sono. Sono. Oggi Oggi ho ho portato portato con con me me anche, anche, mi mi sono sono messa messa accanto accanto la la bottiglia bottiglia dell'Io dell'Io Sono Sono di di Aura Aura Soma, Soma, che è che è una una bottiglia, bottiglia, l'Aura l'Aura Soma Soma lavora lavora con con gli gli oli oli essenziali, essenziali, le le erbe erbe e i e i cristalli. cristalli. Questa Questa bottiglia bottiglia proprio proprio supporta supporta la la presa presa di di coscienza coscienza della della nostra nostra vera vera saggezza saggezza per per risvegliarci risvegliarci a a un un potenziale potenziale che che noi noi siamo. siamo. Ricordatevi Ricordatevi che che noi noi abbiamo abbiamo due due punti punti fondamentali fondamentali nel nel nostro nostro tema tema numerologico, numerologico, ma ma anche anche nel nel nostro nostro tema tema astrologico. astrologico. Il Il nostro nostro nome e nome e cognome cognome è è il il nostro nostro passato. passato. Dal Dal passato, passato, attraverso attraverso la la data data di di nascita, nascita, dobbiamo dobbiamo andare andare verso verso il il nostro nostro futuro, futuro, verso verso la la realizzazione realizzazione di di quello quello che che noi noi siamo, siamo, di di chi chi siamo. siamo. Lo Lo scopo scopo delle delle lune, lune, dell'astrologia, dell'astrologia, del del movimento movimento regolare regolare delle delle lune, lune, è è proprio proprio creare creare questa questa trasformazione. trasformazione. Quindi il Quindi il Sole e Sole e la la Luna Luna interagiscono interagiscono l'uno l'uno con con l'altro l'altro ogni ogni mese mese perché perché mettono mettono un un seme seme nuovo nuovo e e lasciano lasciano andare andare il il vecchio vecchio nella nella Luna Luna piena, piena, nuovo nuovo nella nella Luna Luna nuova, nuova, vecchio vecchio nella nella Luna Luna piena. piena. È È una una costante costante riportare, riportare, seminare seminare energie, energie, raccogliere raccogliere per per creare creare una una trasformazione, trasformazione, perché perché lo lo scopo scopo della della vita, vita, lo lo scopo scopo di di ognuno ognuno di di noi noi è è la la nostra nostra evoluzione. evoluzione. Il Il lavorare lavorare per per la la nostra nostra realizzazione realizzazione è è la la chiave, chiave, per per cui cui ci ci scontreremo scontreremo con con le le nostre nostre credenze. credenze. La La nostra nostra mente mente manifesta manifesta solo solo quello quello che che noi noi crediamo. crediamo. E E questo questo è è paradossale, paradossale, ma ma è è scientificamente scientificamente provato. provato. Noi Noi non non riusciamo a riusciamo a vedere vedere la la realtà realtà com'è, com'è, la la vediamo vediamo attraverso attraverso la la nostra nostra interpretazione interpretazione soggettiva. soggettiva. E E attraverso attraverso le le esperienze esperienze che che noi noi viviamo, viviamo, impariamo a impariamo a entrare entrare sempre sempre più più in in contatto contatto con con la la nostra nostra verità. verità. Quindi Quindi in un in un certo certo senso senso noi noi arriviamo a arriviamo a scontrarci scontrarci sempre sempre di di più più con con le le credenze credenze che che noi noi abbiamo abbiamo e e più più crediamo crediamo a a quello quello che è che è il il passato, passato, più più rimaniamo rimaniamo stagnanti. stagnanti. Mentre Mentre Saturno Saturno è è quello quello che che ci ci vuole vuole liberare, liberare, ci ci vuole vuole pulire, pulire, ci ci vuole vuole trasformare. trasformare. Queste Queste due due energie. energie. Perché Perché vuole vuole aiutarci aiutarci a a mettere mettere le le fondamenta fondamenta del del nostro nostro successo, successo, della della nostra nostra realizzazione. realizzazione. Vuole Vuole aiutarci a aiutarci a divenire divenire veramente veramente chi chi siamo. siamo. Quindi Quindi da da quello quello che che pensiamo pensiamo di di essere essere si si dice dice al al processo processo di di individuazione, individuazione, cioè a cioè a trovare trovare veramente veramente la la nostra nostra realizzazione. realizzazione. Ci Ci poniamo poniamo di di fronte fronte sempre sempre quello quello che che abbiamo abbiamo pensato, pensato, quello quello che che abbiamo abbiamo creduto creduto per per vedere vedere se se funziona, funziona, quello quello che che abbiamo abbiamo di di fronte è fronte è il il nostro nostro passato. passato. E E se se non non ci ci piace piace quello quello che che abbiamo abbiamo di di fronte, fronte, dobbiamo dobbiamo chiederci che chiederci cosa che cosa abbiamo abbiamo deciso, deciso, che che cosa cosa abbiamo abbiamo creduto, creduto, che che cosa cosa abbiamo abbiamo scelto. scelto. Questa è Questa è la la ragione ragione per per cui cui abbiamo abbiamo anche anche le le crisi. crisi. Le Le crisi crisi sono sono le le crisi crisi di di quello quello che che pensavamo, pensavamo, delle delle emozioni emozioni che che avevamo. avevamo. E E quindi quindi finché finché siamo siamo lì, lì, stiamo stiamo nel nel karma, karma, stiamo stiamo negli negli schemi schemi del del passato. passato. E E tra tra l'altro l'altro ricordo a ricordo a tutti tutti che che il 23 il 23 ci ci sarà sarà proprio proprio un un seminario seminario online online di di 2 ore,2 ore, proprio proprio karma karma e e dharma, dharma, liberarsi liberarsi degli degli schemi schemi del del passato. passato. Perché è Perché è una una luna luna che che ci ci mette mette di di fronte fronte a a questi questi schemi. schemi. E E avviene avviene 17, 17, 17, 17, 10, 10, che è che è un un invito, invito, 17, 17, 10, 10, un un 29, 29, un un invito a invito a fondere fondere una una separazione, separazione, no? no? Perché Perché 10, 10, 17 17 il il giorno giorno più più 10 10 fa, fa, del del mese mese fa fa 27, 27, un un invito invito a a trovare trovare la la verità verità tra tra due due dualità. dualità. Ecco Ecco perché perché ho ho titolato titolato proprio proprio questa questa luna luna Non Non puoi puoi continuare a continuare a mentire mentire a a te te stesso, stesso, perché perché devi devi affrontare affrontare quello quello che che hai hai creduto, creduto, quello quello che che hai hai pensato pensato e e solo solo se se lo lo affronti affronti col col coraggio coraggio di di guardarlo guardarlo in in faccia faccia e e di di abbracciarlo, abbracciarlo, puoi puoi veramente veramente cambiarlo. cambiarlo. Il Il punto è punto è proprio proprio fra fra questo questo Sole Sole che che si si trova trova in in bilancia bilancia e e questa questa Luna Luna che che si si trova trova in in ariete. ariete. Tra Tra l'altro l'altro sono sono entrambi entrambi quadrati, quadrati, cioè cioè creano creano un un angolo angolo di di 90 90 gradi gradi con con Marte Marte e e Plutone, Plutone, creando creando proprio proprio un un gran gran quadrato quadrato nei nei segni segni cardinali cardinali che che indica indica proprio proprio una una fortissima fortissima energia energia conflittuale conflittuale che che vuole vuole spingerci spingerci in in una una nuova nuova direzione. direzione. La La somma somma della della data, data, della della Luna Luna è è
un 35, 17, 8, un 8 che è distruzione, ricostruzione, ma anche trova la tua forza interiore, trova la tua autorità interiore, karma, allineamento divino. Cosa vuol dire l'energia dell'io sono, l'energia dell'ariete? È giunto a compimento un'idea, un concetto che noi avevamo di noi stessi, io sono, ariete, in relazione agli altri. Proprio per cui questo Marte è in cancro, sta spingendo, perché il cancro è legato alle memorie, alle condizionamenti familiari, condizionamenti karmici, condizionamenti genetici. Noi continuiamo a ripetere schemi dei nostri avi e tante volte lo schema non appartiene a noi, ma lo ereditiamo perché fa parte appunto del processo evolutivo, perché ci sentiamo diversi, perché abbiamo il compito di sciogliere questa energia, di fare un cambiamento. Mentre noi consideriamo la diversità un errore, un essere sbagliati, in realtà la diversità, quello che noi chiamiamo la pecora nera, è quello che hai scelto per dissolvere una memoria familiare, una memoria che continua a creare sofferenza e dolore per portare proprio verso il nuovo. Questo Marte in cancro sta spingendo con grande forza a non farci soverchiare dalle credenze del passato, dalle credenze del gruppo. Plutone, che si trova a 29 gradi in Capricorno, Plutone è tornato diretto, entrerà nel segno dell'acquario il 19 di novembre, quindi finalmente si lascerà, si porterà avanti qualcosa di totalmente nuovo. Questo Plutone a 29 gradi, che è un grande anaretico, sta fortemente spingendo, perché noi dobbiamo arrivare veramente a comprendere, a realizzare la nostra maestria interiore, cioè il bisogno di connetterci con la nostra saggezza interiore e riuscire ad essere quello che noi siamo. Opposto al cancro, che è veramente ascoltare quello che il gruppo ti dice. Quindi questo Sole in Bilancia, che tra l'altro è in un grande stellium, cioè tanti pianeti e asteroidi sono vicino a loro, il più importante in questo momento è Giunone, che è un asteroide che rappresenta il matrimonio, sta spingendo perché noi veramente riusciamo a vedere questa illusione del noi, perché la Bilancia accetta compromessi che sono accettazione di uno stato di equilibrio, di perfezione esteriore. Tutto perfetto esterno, io però sono infelice, va bene lo stesso. Questo crea nella Bilancia una grandissima energia catastrofica, karmica, che lo porterà poi nel tempo, se sceglie in questa direzione, a subire gli effetti di questa scelta. Mentre questa Luna, che si trova nel segno dell'Ariete, la Luna è congiunta con Chirone. Ci mostra, cosa ci dice? Che fondamentalmente dentro di noi c'è una ferita, Chirone è la ferita, Chirone è il guaritore ferito, colui che guariva tutti tranne se stesso, che sta emergendo riguardo l'idea che noi abbiamo di noi stessi. Quindi ci sta dicendo che è giunto il tempo di aprirci a una nuova esperienza, ci sta fornendo la possibilità di una guarigione. Eris, che è la dea della discordia, è congiunta alla Luna perché ci dice: se tu rimani nella non verità, Eris è la sorella di Marte, quindi sta lavorando proprio per portare una verità, è la guerriera spirituale, no? Per portare la verità, quindi sta spingendo, creando forti conflitti per poter diventare quello che noi siamo. Quindi sta lavorando, si svilupperà dentro di noi una grande suscettibilità, sentirsi soli, di aver sentire di dover stare in piedi da soli. Sentiremo le emozioni degli altri, sentiremo il bisogno di comprendere che cosa veramente stiamo cercando. E infatti questa Luna si chiama anche la Luna del cacciatore, che cosa cacci, o anche la Luna del sangue, no? Ci sta preparando all'inverno e dobbiamo andare alla ricerca di quelle che saranno le forniture, no? Le scorte dell'inverno. E quindi ci sta invitando a chiederci con che cosa vogliamo stare, con che cosa vogliamo vivere, andare avanti in questo inverno, in questo momento che è difficile. E Luna e Marte si trovano, saranno nei segni reciproci, cioè la Luna nel segno dell'Ariete, che è governata da Marte, Marte nel segno della Luna, che è governata, che è il cancro, sono in mutua recettività, cioè cosa vuol dire? C'è una forte relazione, sebbene siano in conflitto,
E stanno usando le loro forze per creare questo grande cambiamento, far sì che noi compiamo un'azione memorabile, degna di memoria, che crei questo grande cambiamento con Giunone che ci invita a cercare qualcuno che sia uguale a noi, cioè qualcuno che veramente ci comprenda. E perché ci dice non puoi continuare a accettare delle bugie che sono confortevoli, invece di accettare una verità non confortevole. Quindi è un fortissimo invito a lasciare andare il passato, un fortissimo invito a prendere questo dolore di Chirone, e portarlo verso la guarigione, verso il suo scopo, cioè prendere la responsabilità di noi stessi. Venere si troverà in questa luna ancora a 29 gradi Scorpione, che è proprio il grado anaretico, cioè che cosa voglio fare? Rimango nel passato o vado verso il futuro? Quindi ci porterà una grande instabilità, ci aiuterà a uscire, far uscire tutte le nostre emozioni con grande forza e rivelare tutto quello che dentro di noi non abbiamo accettato in quel momento, perché dobbiamo affrontare queste imperfezioni del passato karmiche con noi stessi, queste credenze karmiche per andare nella nuova direzione. E Venere subito dopo entrerà nel segno del Sagittario. Venere è la dea dell'amore, ma ci chiede anche che cosa ami veramente e ci porta a guardare che cosa stiamo desiderando, se quei desideri che cerchiamo, che anneliamo, Venere governa la bilancia, sono quelli che ci rendono felici. Quindi il fatto che Venere entri nel Sagittario mentre il Sole è in bilancia, quindi questa Luna è in bilancia, sta invitandoci a cercare che cosa? La verità, a essere veri, a essere spontanei, a essere autentici. E infatti tutta questa energia di questa lunazione, che avviene proprio il 17, l'1 è il segno dell'Ariete, 7 è il segno della Bilancia, quindi l'1 e il 7 si confrontano, non cercare la verità fuori, ma cercare la verità dentro attraverso la distruzione, perché 17 è un 8, col mese 10, 1 fa 9. Ci sta portando in questo grande lavoro interiore, questa grande intensa nostalgia, questo grande lavoro emotivo, perché dobbiamo trovare il coraggio del guerriero di Marte per uscire, per mostrare quello che siamo, per seguire la nostra voce interiore, la nostra creatività interiore. E proprio fare questo salto, questo nuovo passaggio 8 verso l'ascolto di noi stessi. Quindi è una distruzione di un'idea di noi stessi. Quindi questa solitudine, questa emotività, queste emozioni che emergono ci faranno dire in un certo senso basta, trova veramente quello che vuoi, vai nella direzione di chi sei, perché la nostra autorità veramente sarà sfidata a portarci quello che noi siamo. Prenditi la responsabilità, prenditi l'energia che sei. E ricordo a tutti anche che proprio in queste settimane inizio il seminario Astrologia della personalità, un seminario aperto a tutti, dove vi darò gli elementi base per cominciare a comprendere come gli astri influenzano la vostra vita in modo pratico. E poi ci sarà presto anche un seminario che farò sulla ruota dell'anno, il 21 di dicembre, uscirà proprio in questi giorni, dove vi insegnerò a vedere proprio come il sole attraversa il vostro tema nel corso dell'anno e va a illuminare delle aree ben specifiche, perché sta emergendo il nostro genio, la nostra possibilità di essere quello che siamo. Dobbiamo trovare la forza di essere noi stessi per poi creare questo grande cambiamento che avverrà a partire dal 2026. Quindi chi ha piacere può utilizzare la bottiglia 40, la bottiglia dell'Io Sono, connetterci con la saggezza interiore e per avere la forza, la direzione, la determinazione di essere noi stessi. Noi possiamo supportarci in tanti modi, Aurosoma è uno di questi, ma possiamo supportarci anche con i cristalli, con gli oli essenziali. Proprio al merito, il 19 di ottobre farò una giornata online in cui andremo a vedere come dalla somma della vostra data di nascita, che rappresenta il vostro futuro, quello che dovete realizzare, potete supportarvi con gli oli che hanno la vibrazione numerica. Quindi siamo in un grande processo, abbiamo bisogno di spingere, di andare nella direzione di cui siamo. E il primo punto è capire dove siamo, capire quello che ci blocca, perché i numeri e gli astri ci dicono proprio dov'è che siamo incastrati per fare quel passaggio di coscienza che ci serve per la nostra realizzazione. Ricordatevi che la chiave per rivoluzionare la vostra vita, per realizzare quello che siete, è accedere al cambiamento, che non va fatto con la nostra stessa testa.
La nostra mente paradossalmente segue sempre gli stessi schemi. Abbiamo bisogno di strutture nuove e vi invito proprio al corso di SQ, imparare la leadership interiore, a farvi le giuste domande per lasciare andare gli schemi mentali del passato. Un grande lavoro, questa luna ci sta invitando, questo grande passaggio di questo 2024 deve creare il cambiamento, deve creare la trasformazione e non dobbiamo avere paura del cambiamento, dobbiamo aprirci a riprogrammare la nostra mente. Io una volta ero una piangiona, una drama queen che stava male per ogni cosa. Oggi so che devo fare amicizia col mio destino, con quello che ho scelto, esatto, e non ho più temore di essere da sola e ho rafforzato proprio la mia grande capacità di leadership interiore. Per cui tutto diventa un'opportunità e l'otto è proprio successo, l'otto è la possibilità di trasformare una sfida in opportunità accogliendo il cambiamento. Voi non perdetelo. Tirate fuori la vostra autorità interiore e investite in voi stessi. Mai avere paura di cambiare, perché il cambiamento, naturalmente fatto con le giuste misure, con le giuste valutazioni, è la chiave al nuovo e la chiave al successo. Vi auguro una splendida luna piena, super luna piena in Ariete. Ricordo ancora tutti i nostri numeri per contattarci per i nostri seminari, i nostri corsi e per una consulenza personale, di cui c'è proprio bisogno in questo tempo, perché vedo proprio persone mi chiamano perché hanno bisogno di capire. E vi invito anche a guardare la nostra rubrica sul nostro canale YouTube, International School, Il destino di un uomo nei numeri. Lì vi mostro come dai numeri si vede il destino di un uomo e come si può attivare proprio, realizzare noi stessi, passo dopo passo. Buona luna a tutti e ricordatevi, io sono. Ciao, ciao.